amici, è il 7 di gennaio oggi e 2 giorni fa siamo partiti da Copenaghen per andare in Piemonte, dove vivono i miei genitori. Ho passato 2 giorni con loro e poi abbiamo preso la macchina, la mia macchina, quella che avevo a casa dei miei genitori, per portarla in Sicilia, in modo da poter girare la Sicilia mentre viviamo in barca. Quando non possiamo navigare andiamo a esplorare qualcosa di questa magnifica regione. E adesso siamo a Genova, al porto di Genova, in coda per imbarcarci sul traghetto, perché abbiamo deciso di prendere la nave da Genova a Palermo in modo da non dover guidare per tutta l'Italia. E quindi adesso stiamo aspettando di salire sulla nave. È la prima volta che faccio questa tratta, quindi vedremo come sarà e vi darò magari anche qualche consiglio, lo scriverò sul blog, magari può servire a qualcuno di voi che vuole provare la stessa esperienza. Le 9:20 e siamo stati qui per quasi 1 ora e mezza in macchina. In realtà c'è un bar qui, ma noi ci eravamo portati un sacco di roba da mangiare, degli avanzi dalla cena di ieri sera cucinata da mio cugino, deliziosa, e abbiamo mangiato quelle cose lì, poi della focaccia, un sacco di dolci che ci ha portato la Befana ieri, quindi stiamo bene, ci intratteniamo con il cibo. E intanto io sto provando una nuova app per l'apprendimento delle lingue, vedo come mi trovo, penso di poterla utilizzare anche offline, poi vi dirò che cosa ne penso quando l'ho utilizzata per un po', e spero che fra un po' saliremo a bordo. La partenza della nave è alle 11, adesso sono le 9:20, 9:30, quindi penso che saliremo abbastanza presto. Siamo al piano più basso, cioè praticamente 10 metri sott'acqua, no, ma molto meno, però siamo proprio in fondo, quindi saremo gli ultimi ad uscire, tra i primi ad entrare e gli ultimi ad uscire. E adesso risaliamo e andiamo a cercare la nostra cabina, perché abbiamo prenotato una cabina, visto che ci saranno 20 ore e mezzo di navigazione. Mi sto guardando un po' in giro per vedere cosa c'è. Sono stata nella cabina doppia, quindi siamo solo io e mio fidanzato e nessun altro. E adesso, vabbè, stavo guardando dov'è il fantomatico cinema o teatro. C'è sempre scritto che c'è un cinema o un teatro, poi in realtà è sempre tutto chiuso. Sala giochi, queste cose qua. Vediamo. E intanto la prima ora e mezza sulla nave si passa sempre ad esplorare questi ambienti misteriosi. Andiamo fuori. Una bella vista sul porto di Genova e sulla città di Genova, e ci godiamo la vista prima di partire.
stanno imbarcando gli ultimi camion, gli ultimi container, poi penso che chiuderanno il portellone e partiremo. E aspettiamo di vedere la partenza, poi andiamo dentro. Partiti, ci lasciamo alle spalle Genova, il porto, abbiamo visto un po' la città. In realtà la vista è veramente bella quando si parte, perché ci sono tutte le lucine, si parte sempre alle 11 di sera. E adesso ci godiamo ancora un po' il panorama, fa un pochino freddo, ma non freddissimo, solo un po' freddo alle mani. E poi penso che andremo dentro, gireremo ancora un po' per la nave e poi andremo in cabina. Vado a cercare un posto per prendere un caffè. Ho girovagato un po' per la nave e ho trovato questo posto qui, è un piccolo bar vicino alla piscina che adesso è vuota, una piccola piscina, ed è bello perché ha queste vetrate sul mare, quindi è bello stare qui. E adesso dedico un po' di tempo alla produttività, scrivo un po' e faccio un po' di cose sul computer, e non ho internet, che è molto buono perché significa che mi concentrerò al 100% senza distrazioni, soprattutto sulla scrittura. Sono tornata in cabina e mentre ero lì al bar vicino alla piscina, cioè non vicino alla piscina, è vicino alla piscina ma la piscina è chiusa, mentre ero lì vicino alle vetrate ho scritto un post per il blog, vi lascio il link perché è un post in cui ho inserito tutte le informazioni utili, dettagli, consigli per questo viaggio in nave, quindi se anche voi volete raggiungere la Sicilia da Genova magari portandovi dietro la macchina e utilizzando la nave, vi consiglio di andarlo a leggere, ci sono anche i prezzi e tutto quanto. E adesso mangiamo un po' di focaccia e un po' di cose che ci siamo portati da casa qui in cabina. Thank you.
fatto un bel sonnellino in cabina, ho dormito un bel po', in realtà un po' dormito, un po' mi sono rigirata, però sono molto contenta di aver preso la cabina perché mi sono potuta riposare anche al pomeriggio, soprattutto mentre ero in giro per la nave non mi sono dovuta portare dietro tutto quanto, zaino e tutto. E quindi è molto comodo. E adesso sono uscita fuori per guardare il tramonto. In realtà credo che manchi ancora un bel po', però mi godo un po' la vista sul mare, sul cielo. Ci sono delle nuvole bellissime e mi riposo qui fuori. Buongiorno amici, come potete vedere sono in barca, sono arrivata ieri sera molto tardi, verso le 11:30, mezzanotte. Abbiamo guidato da Palermo fino qui dall'altra parte dell'isola a Riposto e siamo arrivati in barca, era tutto a posto e poi siamo andati subito a dormire. E stamattina, oggi abbiamo un po' di cose da fare, dobbiamo andare a parlare con il porto per il posto auto perché terremo la macchina qui. Poi dobbiamo andare a fare un po' di spesa e poi vogliamo andare a fare un giro in macchina perché siamo stati un paio di mesi qui senza macchina. La vita è un po' più difficile, non si può andare tanto in giro adesso che abbiamo la macchina, non vediamo l'ora di esplorare questa zona. Poiché viaggiavamo in macchina e non in aereo, ne abbiamo approfittato per portare un po' di cose, in particolare i regali che ho ricevuto a Natale. E sono tutte cose utili per la barca e non vedo l'ora di mostrarvele. Ciao amici, sono le 4:30 del pomeriggio di lunedì, oggi ho lavorato tutto il giorno, ho avuto molte riunioni quindi non ho ripreso niente durante la giornata e adesso devo fare ancora la revisione di un contratto, penso che utilizzerò un'ora o forse un po' di più per lavorarci, forse avrò ancora una riunione, quindi è un lunedì molto pieno e anche il lunedì più lunedì dell'anno, lunedì 10 gennaio. Ho lavorato tutto il giorno sul tavolo da carteggio, adesso mi sono spostata qui perché devo leggere questo contratto, prendere un po' di appunti, piove fuori, penso che ci sia una bella atmosfera qua dentro e mi fa bene anche cambiare un po'. Quindi adesso inizio e spero di motivarvi a studiare o lavorare e dopo il lavoro avrò un po' di tempo per lo studio e dopo vi dirò di che cosa e perché.
finito di fare la revisione del contratto, ho scritto i miei commenti e mi sono preparata per la riunione che avrò su questo contratto con i miei colleghi domani mattina alle 8:30. E siccome voglio fare altre cose prima di iniziare a lavorare, voglio avere tutto pronto. E adesso mi metto un po' a studiare e studio un po' una cosa nuova, nel senso che vi avevo anticipato un po' di tempo fa che io lavoro sull'Italia, ma non solo sull'Italia, nel senso che lavoro anche, svolgo anche un lavoro legale su altre giurisdizioni. E chiaramente il diritto in questi altri stati è espresso in leggi nella lingua dello stato. Per alcuni stati non mi addentro nei meandri della lingua, soprattutto per quanto riguarda l'Est Europa, perché ci sono troppi stati, troppe lingue diverse, mi risulterebbe difficile impararle. Però adesso ho iniziato a lavorare su progetti in lingua portoghese, portoghese brasiliano, e quindi voglio imparare un pochino questa lingua, anche perché farò delle riunioni magari in inglese con brasiliani, ma voglio comunque capire un pochino quello che succede intorno a me, se parlano tra di loro, e ci sono anche molti documenti legali in portoghese brasiliano. Adesso utilizzo qualche app, sto testando qualche app, vi farò sapere quale sceglierò di usare, ne sto testando una in particolare che mi sta piacendo, ma ve ne parlerò in un altro video. E poi ho molte guide e molti contratti bilingue, inglese e portoghese, che mi aiuteranno a cogliere i termini più giuridici. Chiaramente rispetto alle lingue dell'Est Europa è più facile per me capire il portoghese, soprattutto scritto, perché è più simile all'italiano e allo spagnolo, che già in parte conosco. Però mi addentro in questa nuova avventura. Non so se imparerò bene il portoghese, ma perlomeno voglio acquisire una conoscenza base che mi consenta di lavorare, magari stringere anche relazioni con le persone con le quali lavoro. Quindi adesso mi metto a studiare un po' di portoghese con la mia app. Sono le 6:30, ora smetto di studiare. Ho studiato un po' la pronuncia in portoghese, avevo già fatto un po' di flashcards, ho studiato un po' di cose mentre ero sulla nave, e l'app mi piace, ve ne parlerò molto presto. E adesso vado a preparare la cena, mi riposo un po' e poi mi preparo per il resto della settimana. Nel prossimo video vedrete un bel po' di organizzazione, pianificazione e produttività, anche se coniugata un po' nell'ambito della barca. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale. Io vi auguro una buona domenica e una buona settimana, vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.